Ciao, in questo video voglio presentarti questo oscillofono per esercitazioni Morse con decoder integrato su questo display che si vede in tempo reale ciò che viene digitato. Inoltre appare anche la velocità in cui si sta digitando. Su internet si trovano già oscillofoni già fatti, tipo questo o tanti altri, ma io volevo qualcosa che avesse anche un display. L'ho cercato un po' su internet, ho trovato un progetto di cui ho usato il file per Arduino, che però non era su DigiSpark ma su un Attini 85 normalissimo. Io, siccome avevo in giro queste schede DigiSpark, le ho utilizzate e le ho adattate. Il collegamento è questo: la seriale, il quadro C va al display, il display si alimenta 5 volte dal DigiSpark, quindi da USB. C'è un'uscita che comanda il buzzer e fa la nota quando si preme sul tasto telegrafico. Il tasto telegrafico entra sul P2. Il file del progetto prevede anche un P0 con un interruttore per spegnere, manda in sleep il processore, ma io non l'ho usato, quindi è lì libero. Quando si programma il DigiSpark, occorre che le linee SDA e SCL non siano collegate, perché sennò vanno a disturbare i di più e di meno, che sono proprio il PB3 e il PB4. Quindi prima lo programmi col file che trovi in descrizione e poi colleghi il display. Dopodiché puoi divertirti a fare le esercitazioni Morse. Il DigiSpark lo puoi trovare o su Amazon a circa 10 euro e su AliExpress a un decimo del prezzo che c'è su Amazon. Vediamolo in pratica come funziona. Ecco, questo è il display di cui ti dicevo e questa è la scheda DigiSpark. Purtroppo è ancora tutto volante perché non ho mai avuto tempo di inscatolarlo. Alimentiamolo. Dopo alcuni secondi, perché prima va a cercarsi il boot. Eccolo qua. Lui è in ascolto. Si posiziona a 15 caratteri al minuto. Questo è il tasto telegrafico. Adesso il bello è ricordarsi qualche lettera. Dai, qualcosina mi ricordo. Ecco, se vuoi costruirlo è una cosa semplicissima, che sto dentro, se fai la scatolina in un contenitore molto piccolo. Con questo video è tutto, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!